in collaborazione con il grande mercatino dell'antiquariato di Nizza Monferrato, ogni terza domenica del mese. Con una conferenza stampa nella sede di Piazza Libertà, questa mattina i vertici della Cassa di Risparmio di Asti hanno ufficialmente comunicato i termini dell'acquisizione da Montepaschi Siena del 60,42% di Beaver Banca, le casse di risparmio di Biella e di Vercelli. Il prezzo d'acquisto dichiarato è di 203 milioni di euro, una media in funzione del valore delle partecipazioni compresa fra il prezzo minimo di 150 e quello massimo di 220 milioni di euro. La Cassa di Asti si espande dunque vicino ai confini di casa, acquisendo una banca molto simile, Beaver Banca, a 122 sportelli che non si sovrappongono ai 130 attualmente a disposizione dell'Istituto Astigiano. Simile è anche la raccolta complessiva, 7,8 miliardi di euro per la banca astigiana e quasi 6 miliardi per Beaver, così come il numero di dipendenti, 1036 per la CR Asti e 747 per Biella e Vercelli. Consistenti anche i numeri dell'acquisizione, con il patrimonio netto di Beaver Banca di 150 milioni di euro, il nuovo gruppo CR Asti ora raggiunge i 623 milioni e 342 mila. Ricordiamo che la Cassa di Asti nella scalata Beaver Banca aveva un concorrente nella Banca Popolare di Vicenza e che per l'aggiudicazione da Montepaschi sarebbe stato fondamentale il parere dei due soci di minoranza, le fondazioni Cassa di Risparmio di Biella con il 33,44% delle azioni e di Vercelli con il 6,41%. Anche per questi motivi il marchio Beaver Banca rimarrà in ogni caso e i vertici della Cassa di Asti puntano a mantenere uno stretto legame con il territorio. Per l'acquisizione definitiva si dovrà ora attendere il rilascio dei necessari nulla osta da parte della Banca d'Italia e dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché il perfezionamento della scissione della partecipazione detenuta da Beaver Banca in Banca d'Italia, comunque in favore di Montepaschi. Le operazioni dovranno concludersi entro fine anno, ma l'eventuale utile 2012 è già ricompreso nell'accordo di compravendita. L'utile 2011 di Beaver Banca è stato di 18 milioni di euro. I vertici della Cassa di Risparmio di Asti stanno già lavorando per un'azione di rafforzamento patrimoniale, un'operazione che in ogni caso rilancia l'intera economia dell'Astigiano e che il presidente Aldo Pia ha definito la realizzazione di un sogno. È un sogno perché era una cosa molto difficile, era una cosa molto impegnativa, era un'ambizione che qualche anno fa non ci saremmo potuti permettere. Questo è di nuovo la prova che questa è una banca che lavora bene, che ha dei dirigenti capaci, che ha un direttore che sa fare squadra con i suoi dirigenti. E direi che la nostra serietà ci ha premiato, siamo stati presi seriamente da Montepaschi Siena, abbiamo perseguito con grande determinazione l'obiettivo di acquisire questa partecipazione maggioritaria in Biella e Vercelli, abbiamo ricevuto la benedizione dalle fondazioni di Biella e Vercelli, per cui sappiamo di essere graditi, sappiamo che con loro dovremo fare una lunga strada insieme, io penso pieno di soddisfazione, e questo ci ha consentito di realizzare il sogno. E nella presentazione di questa mattina si è parlato molto di territori, ma cosa significa per il territorio astigiano questa operazione? Beh, che avrà a disposizione una banca ancora più forte, più attrezzata, che ridurrà i costi e quindi farà condizioni migliori alla propria clientela, che sarà ancora più attenta perché acquisirà delle esperienze importanti anche in altri territori come Biella, Vercelli, a quelle che sono le esigenze delle famiglie, delle piccole imprese, e quindi saremo più bravi e quindi soddisferemo ancora meglio la nostra clientela, e soprattutto Asti assurge di nuovo un ruolo importante, perché Asti diventa un polo di aggregazione e non soltanto un motivo di riflessione negativa con qualche azienda che chiude, con qualche negozio che non apre. Il direttore generale della Cassa di Risparmio di Asti ci riassume i dati di questa importantissima operazione. Sì, i dati sono dati significativi, specialmente dal punto di partenza nostro. Beaver Banca sono oltre 120 filiali, circa 7 miliardi di euro, 6 miliardi di euro di raccolte e 2 miliardi di impieghi. Mettendoci insieme sono circa 20 miliardi di euro di intermediato, circa 13 di raccolta e 7 di impieghi.
i dipendenti diventano circa 1800, entrambe le banche sono inutile, sono sane, hanno un buon patrimonio, sono un'operazione interessante, pochissime sovrapposizioni sugli sportelli, praticamente nulle, valori da mettere insieme e da unire. Ecco, è stata una trattativa brevissima, è pur sempre stata una trattativa, cosa pensa che abbiate ottenuto in più oppure concesso in più a qualcun altro? Allora, una buona trattativa è quando entrambi sono convinti che avrebbero potuto far meglio e entrambi sono soddisfatti. Vincere o stravincere noi o Montepaschi non avrebbe avuto nessun senso. È chiaro che una trattativa parliamo di centinaia di milioni di euro, quindi parliamo una trattativa importante. Lei dice brevissima, beh, brevissima nel tempo, 2 mesi, quando lei ci lavora 15 ore al giorno per 2 mesi, quel brevissimo improvvisamente uno si stupisce, ecco. Una trattativa molto seria, molto serrata, loro avevano piacere di chiuderla entro un termine stabilito che molto trasparentemente ci hanno anche detto, è stata guidata dagli advisor, regolata da Mediobanca con una procedura specifica, contrattualizzata, molto interessante. Anche una bella esperienza. In collaborazione con il grande mercatino dell'antiquariato di Nizza Monferrato, ogni terza domenica del mese.